Ciao a tutti e bentornati a Senti che Podcast, il secondo episodio sulla Formula 1. Si è appena conclusa la prima gara della stagione con la vittoria di Lewis Hamilton, ma sono tanti i temi che ci hanno colpito e che ci interessano. Una gara che è stata contesa non solo al vertice, ma anche in altre posizioni che sinceramente non ci aspettavamo. Assolutamente un fine settimana super battagliato, super sorprendente da ogni punto di vista. Già partendo dalle qualifiche. Risultati abbastanza sorprendenti per l'Alfa Tauri, perché Yuki Tsunoda, ad esempio, appunto partendo in tredicesima posizione in qualifica, poi si aggiudica al nono posto in gara, e quindi abbastanza sorprendente. Per quanto riguarda le qualifiche, la pole è stata conquistata da Max Verstappen, che ha preceduto le due Mercedes, e al quarto posto si era classificato il nostro Charles Leclerc. Io sono rimasto sorpreso molto per quanto successo nelle qualifiche, che poi si è rivoltato nella gara ufficiale di ieri. Sono rimasto sorpreso soprattutto per Mazepin, rinominato dai nostri magnifici cronisti da Mazespin, che ha fatto dei risultati orribili, indicibili. Sono rimasto sorpreso in negativo anche da Fernando Alonso, che io stimavo tanto, ma stimo tuttora, ai tempi che era il nostro bellissimo cavallino, e ci sono stati tantissimi problemi tra le qualifiche e che poi si sono risvoltati nella gara di ieri. Io devo dire che sì, sono rimasta molto sorpresa dai risultati delle Ferrari, che dopo l'anno scorso non mi aspettavo, anche perché abbiamo visto troppi miglioramenti, nelle auto non ci sono state, sappiamo l'intenzione dell'aspettare il 2021 per il cambiamento di regolamentazioni, e invece ragazzi abbiamo un bellissimo Leclerc in sesta posizione, che si era qualificato in quarta addirittura, con pochissimo distacco da Max Verstappen, che si era qualificato con 1,28 e 9,97, mentre Leclerc abbiamo 1,29,678, che è un distacco molto molto piccolo se pensiamo alla differenza di macchina. Sicuramente mi ha sorpreso Tsunoda, come ragazzi ha sorpreso tutti Tsunoda, nessuno se l'aspettava che il classe 2000 della Formula 1 facesse la magia che ha fatto. Ma parliamo un attimo di Perez, che in qualifica arriva undicesimo, che durante il giro di formazione gli si spegne la macchina riparte, ma lui deve ripartire dalla pit lane e alla fine arriva quinto. Tuttavia anche, cioè, Verstappen comunque sempre rimane l'idolo della Red Bull, perché come abbiamo visto comunque dalle qualifiche, ok, sempre primo anche in pole, e ovviamente molto interessante è stato il duello durante la gara invece con Hamilton, e però alla fine si è comunque dovuto, diciamo, considerare comunque secondo, quindi dopo Hamilton e prima la Mercedes. La sensazione che abbiamo è che Verstappen e la Red Bull saranno gli unici rivali in grado di duellare con la Mercedes. Per questa gara probabilmente la Red Bull in realtà era in vantaggio per quanto riguarda il setup della macchina, per quanto riguarda il circuito. La Red Bull ha sprecato un'occasione importantissima. E anche perché ricordiamo che la Red Bull è motorizzata Honda, per la Honda, questo è l'ultimo anno, quindi ci si aspetta un grande lavoro per le prime gare, ma c'è il rischio che nelle ultime gare la Honda non garantisca chissà quali sviluppi, quindi la Red Bull ha buttato via un'occasione importante, dato che se vuole provare a vincere deve farlo portando punti importanti in queste prime gare. Concordo su tutto, soprattutto perché è stato un bellissimo duello, soprattutto per quello che si è visto nelle qualifiche. Si sperava in un risultato differente, vista anche l'ultima gara del precedente anno. Si sperava non solo una gara dove la vittoria nell'anno passato è stata, diciamo, a senso unico, non aveva molto senso, anche se comunque è sempre una vittoria a un GP. In questo caso ci si aspettava la vittoria per come era partito e per come è arrivato Max alle qualifiche. Invece poi è riuscita, chiamiamola l'esperienza, chiamiamola la fortuna, chiamiamola il culo, ha quasi 40 anni Hamilton, ma riesce ancora a fare la differenza. Io ho vissuto con grande ansia gli ultimi quattro giri della gara, perché pensavo, ero sicuro che Max potesse effettivamente superarlo. Avevo visto che comunque
la velocità e la distanza diminuiva ogni secondo di più, quando poi alla fine Verstappen ha sbagliato il sorpasso, ha effettuato un sorpasso troppo lungo, che poi il team gli ha detto: Max, devi retrocedere, devi diminuire la velocità perché abbiamo sbagliato, se non diminuisci abbiamo la penalità. Quindi una vittoria che è andata in fumo, ma come dicevi tu antecedentemente, secondo me queste prime gare lui dovrà dare un grande sprint, perché lo deve assolutamente fare. Io, un'altra curiosità, sono rimasto abbastanza deluso dal risultato di Ricciardo, perché ho grande, secondo me lui è un pilota con delle grandissime potenzialità e non ha avuto un grandissimo piazzamento in classifica. Poi bravissimo Perez, nulla da dire su di lui. Da dire sul nostro bellissimo cavallino, purtroppo la macchina è quello che è, non avremo miglioramenti evidenti prima del prossimo anno, l'abbiamo detto anche nella prima puntata, ma che ci vogliamo fare? Che gli si può dire a Leclerc, che gli puoi dire a Sainz? Hanno fatto quello che potevano fare, punto. Comunque anche Sainz ha mantenuto un'ottima posizione, perché nel senso, dalla qualifica, cioè si è qualificato ottavo e poi si è confermato ottavo, e anche Leclerc comunque ha fatto un bellissimo duello, perché è partito diciamo veramente molto sprint e soprattutto è riuscito comunque a confermare anche lui in ottima posizione, sesto. Esatto. Proseguendo un attimo in ordine, allora, per quanto riguarda la Red Bull sono d'accordo con voi, sicuramente super candidata per la sfida al mondiale. E il vero problema di Max è stato quell'andare lungo in curva 4 che gli ha fregato il sorpasso, perché se vediamo i tempi d'arrivo Max stava a 0,7 da Hamilton alla fine, quindi era lì per sorpassarlo un giro e ce l'avrebbe fatta. Per quanto riguarda però tipo la McLaren, Ricciardo ha deluso anche me, mi aspettavo un pochino di più, ma io direi che potremmo vedere Norris molto spesso sul podio quest'anno, proprio perché la macchina è estremamente competitiva e lui è un pilota che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi, nonostante poi sia giovane e non abbia l'esperienza di chi è davanti a lui. Vedi un Valtteri Bottas che comunque bene o male si conferma il solito secondo pilota di scuderia. Per quanto riguarda Sainz, un po' la stessa delusione condivisa rispetto a Ricciardo. Sainz ci ha regalato delle mosse spettacolari l'anno scorso che quest'anno non sono riuscita a rivedere, e dai risultati dei test mi aspettavo una prestazione migliore di Sainz rispetto a quella di Leclerc, che però mi ha sorpreso assolutamente in partenza. Ricordiamo, Leclerc partiva a quarto e già all'inizio aveva fatto un sorpasso incrociato con Bottas, però purtroppo per forza di cose ha perso la terza posizione, ma all'inizio era partito con grandissima grinta e si stava dimostrando il vecchissimo Charles di quando era appena arrivato in Ferrari, che è, in realtà anche in Alfa Romeo, che è stato un grandissimo piacere, è stata una grande nostalgia. Per quanto riguarda le retrovie, abbiamo già parlato di Tsunoda, grandissimo Kimi Raikkonen che ha passato il traguardo con 3 posizioni di vantaggio, con una macchina che nessuno si aspettava potesse arrivare undicesima. Stessa cosa Giovinazzi, è arrivato 12° come posizione di qualifica, e modesto parere mio, da Giovinazzi mi aspettavo un 15°, 16°, ma assolutamente non un 12°. Ma che dire, c'è Seb. Vi lascio la parola a voi su questo. Mattia Binotto ha dichiarato: finalmente quest'anno abbiamo 2 piloti, questa è anche un po' una frecciatina a Vettel. Devo dire che Sainz è un ottimo pilota, è un ottimo scudiero per quello che sarà il futuro campione Charles Leclerc, e alla fine è un ottimo risultato, siamo solo all'inizio. No, io in realtà vorrei aggiungere soltanto una piccola, diciamo, sottigliezza riguardo appunto Verstappen, cioè nel senso, ho ammirato comunque la sua cattiveria agonistica, nel senso che ha avuto comunque una bella performance, cioè in pista appunto con Hamilton. Al di là del risultato, penso che comunque sia stato veramente uno sportivo. Ci sono stati retroscena via radio che sono veramente divertenti, sia di Max che di Lewis. Mancavano 4-5 giri all'arrivo, il team Mercedes si è detto: Lewis, ce l'hai, eh? Ce l'hai a 0,8-0,9. Lo vedo, gli ha risposto. E Max Verstappen invece, il suo team, gli aveva detto: sei arrivato, gli aveva detto: ora ci provo, vediamo che succede. E poi è successo quello che abbiamo visto. Io vorrei sottolineare una cosa per
uno che sarà secondo me un predestinato, ovvero Mick Schumacher, che sinceramente non potrei dire mi aspettavo di più, perché sei nella massima competizione di quello che ami fare, di quello che uno come tuo padre ha fatto per anni e l'ha fatto in un modo eccelso, eccellente, e è stato ricordato e sarà ricordato purtroppo anche nelle condizioni attuali. Io spero di vederlo, non dico quest'anno, ma fra 2-3 anni, in una scuderia che gli possa garantire successi quanti ne ha avuti, non dico quanti ne ha avuti suo padre, ma dei successi. E forse la Ferrari potrebbe garantirglieli con un po' di lavoro e mettendoci lui impegno, dedizione ogni singolo giorno e ogni singola ora, lavorando. Magari più che di successi io parlerei di opportunità, perché ovviamente la bravura del pilota si misura sui suoi risultati, ma se lui non ha l'opportunità di avere questi risultati, allora è un gran dire. Ci ricordiamo che comunque le scuderie maggiori, Red Bull e Mercedes, il primo pilota è quello che conta, il secondo pilota è lì a tappare i buchi. Bottas. Soprattutto. Il secondo pilota è lì a tappare i buchi e spesso sentiamo piloti, è successo anche a Vettel lo scorso anno con la Ferrari, sentiamo dei secondi piloti che si lamentano per il setup della macchina, che per loro non va bene, ma per il primo pilota va bene. Quindi io spero davvero tanto che non solo si trovi in una scuderia con una macchina che possa correre, perché la Haas assolutamente non c'è quest'anno, non c'è, la Williams va più forte, però almeno abbia l'opportunità, nel senso che proprio il team principal della futura scuderia di Mick Schumacher abbia la saggezza di dire ok, punto su entrambi e non soltanto su uno dei due. Anche perché è un'eredità abbastanza grossa da saldare e da poter vedere se riesci effettivamente a prendere questa eredità e portarla nella massima serie. Sì, sicuramente Mick Schumacher avrà le sue chance, quest'anno la Haas sarà dura, forse sarebbe stato meglio per lui se fosse stato magari il secondo pilota di Raikkonen all'Alfa Romeo con Giovinazzi, magari alla Haas, però nel percorso di crescita di un giovane ci sta anche questo, no? Il farsi le ossa, poi magari tra un anno o due passare una scuderia intermedia che possa garantirgli dei piazzamenti importanti, poi magari tra 3-4 anni, se dimostrerà di essere valido, cosa che sta facendo per ora, potrà chissà prendere il posto di Sainz e affiancare Leclerc, chi può dirlo. Se dovessi scegliere il peggior pilota e il miglior pilota di questa giornata, chi scegliereste? Inizio io sceglierei come migliore pilota Perez e come peggiore, ragazzi, Vettel. Allora, io come miglior pilota sarò banale, ma vado di Hamilton, ma semplicemente non perché sia al podio, non perché sia al primo posto, ma perché quello che lui doveva fare ieri era difenderlo, punto. Tu dovevi partire la stagione facendo vedere che alle qualifiche, non per dire che è stato un caso che ti abbia superato Max Verstappen, ma tu devi far capire subito che chi comanda quest'anno devi essere di nuovo tu, che se vieni da 7 anni dove ci sono 7 GP e tu ne vinci 6, vuol dire che anche questa stagione ti devi riconfermare come tale, vuoi per la fortuna, vuoi perché gli ha chiuso ogni singolo spazio, ma ci è riuscito, quindi lo voto come migliore. Sarò banale anche per il peggiore, ma io dico Mazepin, ha fallito tutto quello che c'era da fallire in questa giornata, ha sbagliato tutto, dalle qualifiche alla gara, ha fatto, penso, secondo me, non valuterei un peggior pilota di lui, non valuto nemmeno Alonso, perché anche Alonso ha sbagliato, ma poi nello scontro stesso non è stata nemmeno colpa sua in toto. Quando si scontrano due macchine non c'è sempre un 100% di colpa, c'è sempre una percentuale di chi va a sbagliare, anche se bassa. Mazepin per me è inqualificabile su questa giornata, spero si rifaccia al prossimo GP. Penso che non esistono piloti peggiori o migliori in questa gara, ma piuttosto, nel senso, ognuno a modo suo ha gareggiato e quindi ha messo in atto le sue performance. Certo, chiaramente Hamilton sì, è arrivato primo, sicuramente, indubbiamente ha avuto un'ottima
capacità di prestazione con la sua Mercedes, ma non mi sento di dire, ecco, è stato il pilota migliore. Io voterei Perez per appunto la partenza da pit e la quinta posizione finale, ma ragazzi, mi dispiace, la Red Bull quest'anno è troppo competitiva per dire che è stato tutto merito del pilota, quindi il miglior pilota per me è stato Yuki, che non ha neanche vinto in Formula 2, un gran premio, non ha mai vinto un campionato di Formula 2, si è messo su una Formula 1 che è l'Alfa Tauri, che comunque non è una macchina super competitiva rispetto alle retrovie, rispetto ai competitor, sicuramente è tra le migliori, però comunque non è sto granché di macchina, e alla prima gara ha fatto comunque le sue porche quattro posizioni di vantaggio rispetto a quelle delle qualifiche, che sono stati ottimi risultati, ottimi tempi. E come pilota peggiore sono indecisa, da un lato Vettel e da un lato Mazepin ha avuto la capacità di girarsi 4 volte in 3 giorni, prove libere, qualifiche e 2 volte in gara, 2 volte in gara, la prima volta al secondo giro, bravissimo, cioè io non avrei altro che da dire se non fatevi le vostre considerazioni. È come quando fai un incidente stradale e perdi 7-8 punti della patente subito, praticamente ha fatto lo stesso risultato solo in gara. Sì, comunque Yuki Tsunoda è stato un grande, cioè nel senso, essendo proveniente dalla Formula 2, ha portato comunque l'Alfa Tauri in un'ottima posizione. Io, ci fosse stata una sorpresa di questo Gran Premio, avrei messo lui come sorpresa, perché è stato eccezionale, come avete detto voi, però non mi sento di metterlo come migliore, perché comunque quando si vota una gara non si deve votare certo il vertice. Se fosse arrivato primo, non avrei detto senza problemi Verstappen, perché l'avrei messo primo se non ci fosse il fatto che ha vinto il solito. Purtroppo è sempre quello, il nodo da risolvere. E per quanto riguarda Vettel, io ragazzi, ma ha causato un incidente e ha dato colpa a chi era davanti, che non gli ha lasciato la traiettoria libera. Quando quello stava davanti e stava facendo la sua traiettoria, lui è entrato dentro la macchina. Ma tu, che sei un campione del mondo, ma come cazzo fai a dire certe puttanate? Io non lo so, cioè sono rimasta allibita. Allora, già Vettel mi aveva rotto altamente le palle da 2 anni, ok? Ma dopo ieri sono davvero scoglionata. Io non so che cosa ci faccia lui ancora correre, così come Alonso e così come Mazepin, soltanto per i soldi è finito in asse. In tutto ciò io lo so cosa ci fanno Alonso e Vettel a correre con MSC messo in classifica, tutto marketing della nostalgia. Beh, e mi rode molto il culo anche da questo punto di vista. Ma Vettel è bollito, punto. È bollito, è vecchio, mandalo in pensione. Cioè, capisco, vuoi mettere gli esordienti, è giusto metterli, ma leva i bolliti. Cioè, i bolliti sono quelli che a una certa età non sanno fare più un cazzo e quindi li levi dai coglioni. C'è gente che ha 36 anni, non cito il nome, se no la gente pensa che lo ha. Kimi Räikkönen ne ha 41. Appunto, c'è gente che tranquillamente riesce a correre, li fai correre. Ma gente che non sa fare più niente, sbaglia le curve, causa incidenti dal nulla, levali dai coglioni, via. Perché non servono più a niente. Vabbè, gli incidenti possono essere causati anche però da un'anomalia della macchina. Ma anche dall'incompetenza dei piloti, perché quando diventi vecchio inizi a averci problemi con la vista, con i riflessi. Mi sa che per Vettel è arrivato quel momento, non me ne voglia. Sì, magari non è proprio un discorso di vecchiaia con Vettel, è proprio un discorso che lui sono 5-6 anni che è uscito di senno. Ha fatto i primi 2 anni abbastanza buoni, specialmente il primo con la Ferrari, dove c'erano tutte le carte in regola per vincere, e ha buttato via mondiali con testa a coda, con uscite varie. Secondo me da lì, psicologicamente, a livello di mentalità, è proprio uscito dal range del campione che era. Io concordo, ma non potrei dire altro. Poi adesso è arrivato comunque alla Aston Martin. La macchina, diciamo che non gli rende giustizia, non gli rende le potenzialità giuste, però lui ci mette il carico da 10. Raga, davvero è oscena. No, perché parliamo di Vettel? Parliamo di Lance Stroll, che ha fatto una gara a parer mio stupenda, a parer mio bellissima. Parliamo sempre di, abbiamo parlato gli ultimi 5 minuti di piloti che non hanno fatto cose buone per nulla. Parliamo di piloti che hanno fatto il loro e hanno sorpreso. Secondo me, a me ha sorpreso Lance Stroll ieri. Non mi aspettavo, per quanto la posizione non sia altissima,
ha fatto un'ottima gara. Io devo dire che personalmente avevo fiducia in Stroll, ma non avevo fiducia nella macchina. Quindi sono molto contenta che abbia confermato le mie aspettative in quanto la sua bravura da pilota. Tocca vedere se è stata una fortuna o se questo ritmo si manterrà, ma questo vale per tutti, davvero per tutti, perché fino a prova contraria, da un momento all'altro, la classifica piloti e classifica scuderie può cambiare, e chissà come. Comunque ha mantenuto anche la sua posizione, quindi è stato sì un bravo pilota, cioè nel senso. Sì, io un sondaggio che vorrei lanciare anche per chi ci segue, ma anche tranquillamente a noi in questi ultimi minuti, dato che ora ci vorrà un pochino di tempo prima della prossima gara, soprattutto perché ci avviamo a quelle che sono le vacanze di Pasqua, vogliamo fare un nostro presagio, un nostro pronostico su quello che potrebbe essere il prossimo podio? Devo dire che Imola è poco predittibile, perché il prossimo Gran Premio, ricordiamo, il 18 aprile a Imola, Gran Premio d'Italia 1. Basandoci su quello che abbiamo visto adesso e con i test, ti posso dire che la prima posizione o è di Max o è di Hamilton, la seconda posizione o è di Hamilton o è di Max, la terza posizione vedo un Bottas Leclerc Norris. Io ci vedo solo Bottas. O invece. Perez, anche Perez. Io non so perché ci vedo solo Bottas. A me dipende da come si piazza Hamilton. Se Hamilton arriva quarto, Bottas arriva quinto. Se Hamilton arriva diciannovesimo, Bottas arriva ventesimo. Cioè, so proprio la scaletta fanno, ma Bottas è la spalla. È come per dire, oh, mi porto dietro il braccio sinistro. Ecco Bottas, guarda. E diciamo che comunque più o meno fino al sesto posto questi nomi sono sì, Hamilton, Verstappen, Bottas, Norris, Perez e Leclerc. Poi però abbiamo Richard e Sainz, che però chissà sarebbe cosa bello faranno. La classifica invertita, prossima gara Mazepin primo, che è sempre primo, solo se si schiantano tutti. Ma io credo che a quel punto annullino la gara, sai? No, fammelo vincere, poraccio, almeno una volta. È bollito, ma fammelo vincere. È anche giovane, capito? Cioè, ma si è bolliti anche da giovani, dipende, ci sono i giovani vecchi pure. Assolutamente. Bene ragazzi, grazie per averci seguito fin qui. Noi vi invitiamo a seguirci anche su Instagram, perché lì pubblicheremo contenuti esclusivi durante le settimane di pause di gara. E in tutto ciò abbiamo implementato una nuova funzione. Dai nostri link in bio potete mandarci messaggi vocali con i vostri commenti, con le vostre opinioni. Quindi, e verrete pubblicati, ovviamente. Anche bestemmi, vanno bene. Va bene tutto. È accettabile tutto. Cioè dipende che bestemmi. Accettiamo tutto. Detto questo, noi ci risentiamo qui su YouTube il 19 aprile per il GP d'Italia, ricordiamo, circuito di Imola. E grazie ancora. Un saluto da Selena, Francesco, Samuele e Adele.